Ho una bomba nella valigetta, la userò se necessario. Voglio che si sieda accanto a me, questo è un dirottamento. La hostess che legge il bigliettino su cui sono scritte queste parole pensa a uno scherzo. L'uomo che gliel'ha dato, un tizio ben vestito, con un paio di occhiali scuri, apre leggermente la valigetta nera che tiene in grembo di quel tanto per permetterle di vedere 8 cilindri rossi con alcuni fili collegati a una batteria. È l'inizio di un dirottamento tra i più misteriosi nella storia dell'aviazione americana, l'unico caso ancora oggi irrisolto. Trovati naviganti nella mia stanza delle meraviglie per un'altra settimana di appuntamenti quotidiani tra misteri autentici, falsità, fatti storici assolutamente incredibili e un po' di psicologia dell'insolito per capire come mai siamo portati a credere all'incredibile. Bene, la storia di oggi è sì incredibile ma assolutamente vera, è tra le più bizzarre che si siano mai registrate nella storia dell'aviazione americana. Siamo nel 1971, il 24 novembre, giorno che precede il giorno del ringraziamento negli Stati Uniti. All'aeroporto internazionale di Portland, nell'Oregon, si presenta un uomo con valigetta nera che si identifica con il nome di Dan Cooper. A quell'epoca non era ancora necessario identificarsi con dei documenti, no, per salire su un aereo, soprattutto quando la tratta da percorrere era così breve come quella che l'aereo, su cui il signor Cooper si stava per imbarcare, doveva percorrere. Il Boeing 727 della Northwest Orient Airlines, infatti, era diretto a Seattle, un volo che sarebbe durato solo una mezz'oretta. Di conseguenza, nessuno fa caso a quel nome che, in realtà, agli appassionati di fumetti europei può risultare familiare. Dan Cooper, infatti, è il nome di un eroe degli anni 50, creato da un fumettista belga, Albert Weinberg. Cooper è un aviatore canadese impegnato in avventure tra lo spionaggio e la fantascienza, che è stato tradotto e pubblicato un po' in tutto il mondo, non negli Stati Uniti, quindi non esiste in inglese. In Italia sì, per esempio, alla fine degli anni 60 si potevano leggere le sue avventure sul Corriere dei Piccoli. Comunque il volo su cui si imbarca questo signore non è particolarmente grande, ci sono solo 37 passeggeri a bordo più 6 membri dell'equipaggio. Il signor Cooper prende posto sul fondo dell'aereo alla fila numero 18, si accende una sigaretta, chiede da bere del bourbon, un tipo abbastanza anonimo. Gli altri passeggeri, che saranno in seguito interrogati, lo descrivono come un uomo alto circa 1,80 m, vestito in giacca e cravatta, con un impermeabile leggero, sui 45 anni di età. Alle 14:50 il volo decolla. Poco dopo Cooper consegna un biglietto all'assistente di volo Florence Schaffner, che è seduta accanto a lui. La donna pensa che il tizio le stia facendo un avance e immagina che in quel bigliettino ci sia scritto il suo numero di telefono, così lo mette nella borsetta senza nemmeno guardarlo. L'uomo però le indica la borsa e le dice: signorina, le conviene guardare quel biglietto, legga che cosa c'è scritto. Ho una bomba. Florence lo apre e legge il messaggio. Ho una bomba nella valigetta, la userò se necessario. Voglio che stia seduta accanto a me, questo è un dirottamento, non fate scherzi. Scettica, la donna chiede di vedere questa famigerata bomba e lui, l'uomo, raccoglie la valigetta nera, la apre appena e mostra all'interno questi 8 cilindri rossi collegati con alcuni fili a una batteria. Ma perché vuole dirottare il volo? Vuole forse essere portato in qualche luogo dove magari è impossibile arrivare, come per esempio accade con certi dirottamenti verso l'isola a regime comunista di Cuba? È impossibile però, è troppo lontana, l'aereo non avrebbe benzina a sufficienza, dovrebbe fare numerosi scali. In realtà la richiesta dello sconosciuto è molto più semplice. L'uomo vuole $200,000 in banconote da 20 e poi pretende 4 paracadute, 2 primari per la schiena e il petto e 2 secondari di sicurezza. E infine chiede che all'arrivo a Seattle ci sia un autobot
notte pronta a rifornire l'aereo per permettergli poi di ripartire. La hostess raggiunge la cabina di volo, spiega la situazione al pilota, il quale stupefatto informa i controllori del traffico aereo di Seattle e questi a loro volta avvisano le autorità federali e quelle locali. Ai passeggeri intanto non viene detto nulla, se non che il volo avrebbe avuto un ritardo a causa di un problema meccanico minore, senza specificare oltre. Le autorità al suolo decidono di accogliere le richieste del misterioso Dan Cooper, anche se per un errore di trascrizione il nome viene indicato come D.B. Cooper e tale resterà nelle leggende che si continueranno a raccontare nei decenni a venire. L'aereo quindi resta così, circola in volo per un paio d'ore in modo da dare il tempo alla polizia e all'FBI di raccogliere il riscatto, recuperare i paracaduti e prepararsi all'accoglienza del dirottatore, piazzando anche alcuni tiratori scelti in posizioni nascoste. A differenza di molti dirottatori, però, il misterioso signor Cooper si mostra tranquillissimo, rilassato, chiede altro bourbon da bere e le assistenti di volo lo descriveranno in seguito come una persona gentile, premurosa, tranquilla, mai cattiva. Alle 17:39 l'aereo atterra a Seattle. Le luci a bordo vengono spente per scoraggiare l'intervento dei cecchini nascosti. Il direttore locale della compagnia aerea sale quindi sull'aereo a bordo dal retro e consegna uno zaino con il denaro e il paracadute. Nel frattempo il denaro era stato fotografato, no? In modo da poter essere riconosciuto in seguito se fosse comparso nuovamente. Una volta terminato il rifornimento di carburante, Cooper permette a tutti i passeggeri di scendere, dopodiché pretende che il volo riparta subito. Una volta che sono di nuovo in quota, il dirottatore pretende che l'aereo si diriga verso Città del Messico, alla velocità minima possibile però e a un massimo di 3000 metri di altitudine. Per rallentare la velocità, il passeggero chiede che il carrello resti fuori esteso, che la cabina rimanga depressurizzata e poi vuole che anche il portellone d'uscita posteriore resti aperto e la scaletta estesa, cosa che non si può fare ma che insomma riesce a mantenere come dire, a portata di mano per poterlo aprire. All'insaputa di Cooper, due caccia F-106 stanno seguendo l'aereo a una distanza tale da non essere visibili. Alle 19:40 Cooper dice all'assistente di volo di raggiungere il resto dell'equipaggio nella cabina e resta solo. Alle 20 si accende in cabina di pilotaggio una spia luminosa che indica che la scaletta di coda è stata attivata e il portello posteriore è stato aperto. Alle 20:13 l'equipaggio nella cabina sente un colpo e per le due ore successive non succede più niente. Quando l'aereo atterra alle 22:15 all'aeroporto di Reno, che era stato concordato come il luogo in cui fare rifornimento prima di raggiungere il Messico, l'equipaggio scopre che lo sconosciuto non è più a bordo. Di lui restano solamente i mozziconi delle sigarette che ha fumato, due dei paracaduti richiesti, la cravatta col fermacravatta e una serie di impronte digitali che però non porteranno mai, non saranno mai collegate a nessuno. È evidente che l'uomo deve essersi lanciato dall'aereo con i due paracaduti quando si è sentito il colpo, no? Ma in quel momento l'aereo stava attraversando una forte tempesta, era buio, c'era una pioggia forte e quindi non si sa né chi fosse quell'uomo, ma soprattutto non si sa se è mai riuscito ad atterrare sano e salvo. Non viene mai ritrovato un cadavere, nemmeno il paracadute, nella zona del fiume Washougal, nello stato di Washington, dove si ritiene potrebbe essere atterrato questo Cooper. Tuttavia nel 1980, quindi 9 anni dopo, un ragazzo, Brian Ingham, trova sulle sponde del fiume circa $5,800 in 3 pacchetti di banconote da 20 molto deteriorate, ma che corrispondono nei numeri di serie a quelle che erano state consegnate a Cooper. I sospetti nel corso del tempo sono stati veramente tanti, circa 800. Secondo la polizia federale, il più forte però sembra essere un tale Richard McCoy, un militare, che l'anno dopo quel misterioso dirottamento, quindi nel 1972, si rende a sua volta protagonista di un episodio praticamente identico. Salito a bordo di un aereo della United Airlines, minaccia di far saltare l'aereo con una bomba a mano se all'arrivo non gli sarà consegnato un riscatto di $500,000
e un paracadute. L'uomo si getterà poi dall'aereo usando veramente anche lui la scaletta posteriore nello stesso modo impiegato da Cooper. Questa volta però l'FBI riesce a risalire al dirottatore perché è riconosciuto da un motociclista che il giorno del dirottamento dà un passaggio a un uomo che è vestito come un paracadutista e lo accompagna a un ristorante. Le impronte digitali lasciate sull'aereo condurranno a un militare della Guardia Nazionale, Richard McCoy, che sarà arrestato e finirà in carcere. Tuttavia, 3 anni dopo, riuscirà ad evadere dalla prigione, ma finirà ucciso successivamente in un conflitto a fuoco con gli agenti federali. Nonostante il suo aspetto ricordi molto da vicino l'identikit realizzato in seguito al dirottamento di Dan Cooper e nonostante i 2 agenti federali che arrestarono McCoy fossero convinti che quell'uomo era per davvero Cooper, per l'FBI si trattava di 2 persone diverse, visto che c'erano differenze nell'età e nell'aspetto, e considerato che McCoy era stato visto a Las Vegas il giorno del dirottamento di Portland e il giorno dopo, il giorno del ringraziamento, era con la sua famiglia. Il caso a cui l'FBI aveva attribuito il nome in codice di Norjak è rimasto aperto fino a luglio 2016. Quando è stato archiviato e registrato come l'unico irrisolto nella storia dell'aviazione americana. E dunque, chi fu veramente questo D.B. Cooper, Dan Cooper, che fine ha fatto, resta dunque un mistero. È probabile che si trattasse di una persona con esperienza di volo, di paracadutismo, forse aveva disperatamente bisogno di soldi per compiere un gesto tanto estremo, ma il fatto che diversi anni dopo l'accaduto sia stato trovato parte del riscatto fa anche ipotizzare che il dirottatore potrebbe non aver avuto il denaro come reale obiettivo dell'impresa. Forse sapeva che non avrebbe mai potuto spendere quel denaro, visto che certamente sarebbe stato identificato e si sarebbe così potuti risalire a lui. C'è infatti anche un'altra ipotesi, cioè che possa essere stato semplicemente un esaltato, un uomo che forse durante un viaggio in Europa deve avere scoperto i fumetti di Dan Cooper, che non erano, come dicevamo, mai stati tradotti in inglese, quindi per forza deve averli letti altrove. Forse si è lasciato esaltare leggendo le avventure di quell'intrepido eroe le cui imprese comprendevano salti da aeroplani con il paracadute, riscatti consegnati in uno zaino. In questo caso può anche darsi che non fosse poi così esperto, visto che non chiese un casco, per esempio, insieme ai paracadute, e si è lanciato indossando semplicemente mocassini e un impermeabilino leggero nel buio della sera, sotto una pioggia frusciante, con un vento, siamo a novembre, inoltrato, che doveva avere una temperatura di circa meno 9 gradi, sopra un'area totalmente selvaggia. Secondo gli esperti, il suicidio era praticamente sicuro. In tal caso, allora, perché non è mai stato trovato il corpo? Un'ipotesi, secondo alcune, è che l'eruzione nel 1980 di un vulcano nella zona potrebbe avere cancellato qualunque traccia. Insomma, è un altro mistero che, come quello di Zodiac, di cui abbiamo già parlato, resta tuttora senza una soluzione e che, proprio come quello, ha ispirato numerosi imitatori e numerose opere di fiction. Ma è anche l'ennesima prova che la realtà può essere incredibilmente più sorprendente di qualunque fantasia. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, e ci permettono di realizzare questo e tutti gli altri video che condivido gratuitamente qui e altrove. Potete trovare i loro nomi nella sigla di coda di questa puntata. Se vi va di unirvi a noi, avrete accesso a contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, un mini corso di indagine nel mistero, la spiegazione di alcuni trucchi di falsi medium e sensitivi e molto altro. Vi aspettiamo e noi ci rivediamo naturalmente domani con una vicenda ancora avvolta nell'oscurità e piena di leggende. Strano, vero? A domani.